Cari amici di altre età, oggi parliamo di sole. L'estate alle porte, abbiamo avuto una primavera incredibilmente calda. Purtroppo a causa dell'emergenza coronavirus non sappiamo ancora se potremo andare al mare quest'estate, ma certamente tutti abbiamo intenzione di prendere un po' di sole. Anzi, i più fortunati che hanno a disposizione una terrazza o uno spazio aperto, quale un giardino, hanno approfittato proprio di questo momento di pausa forzata per esporsi al sole e procurarsi già un po' di abbronzatura. Sole amico o nemico? Questa è una domanda che spesso mi sento fare dai miei pazienti. Beh, possiamo dire che il sole è sostanzialmente un amico che, come tutti gli amici, può diventare il nostro peggior nemico. Ma quali sono le regole per farsene amico? Prima di tutto occorre tenere presente che un'esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute. Partiamo dalla composizione delle radiazioni solari. Distinguiamo i raggi UVB, di lunghezza d'onda minore, responsabili dell'eritema solare e conseguenti scottature e dei tumori della pelle, e i raggi UVA, responsabili invece della distruzione delle fibre elastiche e collagene e dell'invecchiamento precoce della pelle. Dobbiamo tenere presente che nessun prodotto solare protegge completamente dai raggi UV, ma l'uso di solari appropriati riduce certamente il rischio di tumore della pelle, evita arrossamenti ed eritemi e soprattutto il fotoinvecchiamento. Come dobbiamo scegliere il nostro solare? È importante sceglierlo in base al tipo di pelle, al proprio fototipo, al tipo di esposizione, al luogo dove prendiamo il sole. Neve, mare, piscina, sabbia sono tutti ambienti che presuppongono una protezione diversa. Occorre utilizzare prodotti solari con una protezione sufficiente, eventualmente chiedendo al medico o al farmacista. Bisogna porre poi attenzione alle radiazioni solari quando si è vicini ad acqua, neve e sabbia. È opportuno non esporsi al sole quando il sole è a picco. È consigliabile indossare una t-shirt, un cappello a falda larga, gli occhiali di protezione. Tutti questi presidi ci possono aiutare per un'esposizione solare corretta e sicura. È bene comunque evitare le ore più calde, tra le 11 e le 15, e sostare in un luogo ombreggiato tra le 11 e le 13, ricordando però che alberi, ombrelloni e tettoie non proteggono completamente dalle radiazioni solari, quindi anche quando stiamo sotto l'ombrellone dobbiamo applicare la nostra protezione. Una particolare attenzione va riservata ai bambini, la cui pelle è particolarmente sensibile all'azione delle radiazioni solari. È fondamentale applicare il prodotto per la protezione solare almeno mezz'ora prima dell'esposizione al sole, tenendo presente che il fatto di essere già abbronzati non è una protezione sufficiente. È molto importante anche una corretta applicazione del prodotto. Dovremo applicare una dose sufficiente di crema. Per tutto il corpo circa 3 cucchiaini da tè di prodotto, 35 grammi circa, e soprattutto dobbiamo prevedere di rinnovare l'applicazione, specialmente dopo il bagno e dopo esserci asciugati. Occorre proteggersi anche durante il bagno in mare o in piscina, perché non dobbiamo dimenticare che i raggi ultravioletti agiscono anche in acqua. Per quanto riguarda il fattore di protezione, occorre utilizzare prodotti che proteggono dai raggi UV, soprattutto durante le prime esposizioni al sole, quando è bene usare prodotti solari che offrono almeno una protezione media con un fattore di protezione o SPF non inferiore a 15 o 20 o 25 a seconda del proprio fototipo. Ma un messaggio positivo ve lo devo dare: l'esposizione ai raggi UV non ha soltanto effetti negativi.
I raggi solari hanno infatti un ruolo molto importante nella sintesi della vitamina D, vitamina coinvolta nello sviluppo dello scheletro, in grado di proteggere le ossa da malattie quali il rachitismo e l'osteoporosi. In generale basta una minima esposizione ai raggi UV per ottenere degli effetti positivi. In conclusione, sì al sole per sfruttarne gli effetti benefici legati anche alla produzione di endorfine, le cosiddette molecole della felicità, e per prevenire patologie legate al cattivo assorbimento della vitamina D, ma senza esagerare. Moderazione è la parola d'ordine. E allora il sole non sarà un nostro nemico, ma sostanzialmente un vero amico.